La villa Casa delle Arti a Gravina di Catania, devastata anni fa dopo atti di vandalismo, è tornata al suo antico splendore dopo un'azione di recupero e nei giorni scorsi è stata restituita alla cittadinanza nel corso di una cerimonia in cui hanno partecipato numerose autorità, tra cui i consoli della Repubblica Greca e di Malta, il presidente dell'UNICEF, il sottosegretario Giuseppe Castiglione, oltre ai sindaci di diversi comuni viciniori come Nicolosi, Santa Catalì Battiati, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Camporotondo. In realtà riapriamo questa struttura che è stata chiusa per moltissimi anni e lo facciamo con grande gioia, con grande piacere per dare questo patrimonio artistico che diventerà un serbatoio di natura culturale per qualsiasi evento di natura artistica, appunto, come mostre, convegni, rappresentazione teatrale. E sarà a disposizione della nostra comunità e sarà sicuramente un simbolo e un motivo di accrescimento culturale e sociale.